e benvenuti in questa nuova puntata di Commentiamo insieme con Lori il GF. Allora, ho visto ieri sera il Grande Fratello, la prima puntata, e siccome vi avevo detto nel video precedente o in un video qualsiasi, non mi ricordo quale sia, vi ho detto che volevo commentare insieme con voi il trono classico di Uomini e Donne, però vedo che comunque lo fanno molto spesso, quindi non posso stare 3 ore davanti una videocamera e mettervi ogni giorno commentiamo, quindi mi sembra una cosa un po' pallosa sia da fare che da ascoltare. Quindi ho deciso di fare questo qua del GF, perché comunque il GF lo fanno una volta a settimana, quindi io sono curiosa anche di sapere cosa pensate voi. E quindi ieri sono stata abbastanza attiva su Instagram con l'hashtag GF14, perché comunque volevo vedere anche i pensieri delle altre ragazze e ragazzi. Se volete, mi raccomando, commentate giù con quello che pensate voi. Io sinceramente inizierei dal dottore. Io ovviamente, ragazze, ho perché sono romana. Ho il telefono a portata di mano perché ancora non mi ricordo benissimo i nomi, quindi faccio fatica a ricordare. Quindi devo vedere. Allora, iniziamo con questo dottore che è specializzato in ortopedia e si chiama Giovanni. Allora, parlare ovviamente in questa prima puntata di commentiamo e cotighiamo, fa più figo, e parliamo solamente dei personaggi, di quello che sono stati i personaggi. Allora, partiamo con questo dottore Giovanni. Secondo me Giovanni è entrato un po' montato, punto primo. Non tanto mi ha ispirato come personaggio, perché comunque sia quando è entrato già si vedeva che sono tutto io, sono figo, sono bello e sono molto a livello. Quindi secondo me questo primo personaggio a me non mi ha dato tanto da pensare, perché comunque sia lo trovo tutto io, ecco. Quindi secondo me questo qui per me è no. Probabilmente può anche starmi simpatico successivamente, però al momento non mi sta per niente simpatico, quindi no. Prima del dottore sono stati Claudio e Cristiano Malgioglio, che a tutta l'edizione saranno gli opinionisti, quindi non abbiamo più né Alfonso e né Mara Venier, che io adoravo sia Mara che Alfonso. Ma questi due opinionisti io avrei da ridire, Cristiano Malgioglio per niente, perché è fanatico, diciamolo. Claudio Amendola ci può stare, però non lo vedo proprio come opinionista, lo vedrei come attore e basta. Quindi non lo vedrei come opinionista, infatti non è che hanno fatto un granché ieri sera, quindi non è che hanno spizzato gioia da tutte le parti. Invece Alfonso Signorini e Mara Venier facevano una coppia molto molto più riscaldata insieme, quindi potevano accendere la fiamma, diciamo così. Poi, ragazze, c'è stato questo, come dire, questo dibattito che il dottore doveva trovare, insomma, quella che aveva il tatuaggio nel décolleté. Quindi è stata appunto la seconda concorrente, Federica, che anche questa non mi ha ispirato gioia quando ho visto la reazione che ha avuto quando il dottore non l'ha scelta. Quindi oltre a questa c'è stata anche Verdiana, che io ho una stima per Verdiana, non so perché, sarà perché è siciliana anche lei, perché è di Catania, quindi probabilmente questo.
Penso che sia di Catania, se non mi sbaglio. Aveva detto così. Comunque, a me sta simpatica Verdiana. Quando appunto hanno annunciato al dottore che doveva scegliere tra Verdiana e Federica, io ho detto subito sul post su Instagram, ho detto Verdiana per sempre. È stato così. Appunto la reazione di Federica non tanto mi è piaciuta, perché comunque sia, mi è sembrata più di una che anche lei pensava che già fosse la concorrente del GF. Invece Verdiana l'ho vista un po' più semplice, un po' più tranquilla. Invece quella lì proprio mi dava agitazione. Mi dà agitazione. Perché? Ok. Appunto, poi è uscita molto arrabbiata, come abbiamo visto, molto altezzosa, non ha salutato il dottore perché non l'ha scelta. Ora io dico, ma scusa, ma come pretendi che un dottore che vede tutta la giornata le infermiere, che scelga un'infermiera? Punto primo. Come ha detto penso anche Cristiano Malgioglio oppure Claudio, comunque uno dei due opinionisti. Quindi secondo me questa qui proprio non mi sta, non mi cala, non ci posso fare niente. Dopodiché, ovviamente, c'è stato appunto la grande scelta. Dopo la grande scelta è spuntato questo uomo, questa donna, Rebecca, che prima si chiamava, se non mi sbaglio, Sabatino. Oddio, da ridire il nome, che è proprio Sabatino, ok. Ha fatto bene comunque a cambiare sesso. È una bella donna adesso, molto, molto easy, molto... A me, personalmente, mi fa ridere per il suo modo di fare, quindi mi sta simpatica. Poi l'hanno accoppiato con un nerd, con un matematico, Simone, che anche lui a primo impatto non mi ha proprio detto un granché, mi stava anche lui un po' antipatico, già perché è matematico e io la matematica la odio, forse per questo motivo. Però, quando è entrato nella casa e si è relazionato comunque con gli altri concorrenti, mi è sembrato un po' più vivace, scherzoso, quindi i tipi che piacciono a me. Ho visto questo carattere un po' più frivolo, mi è piaciuto subito, quindi mi è piaciuta questa coppia, Rebecca e Simone. Secondo me è stata proprio azzeccatissima, a parte Simone che comunque aveva paura del buio. E quando gli è comparsa Rebecca, io ho detto, oddio, gli verrà un infarto, perché, ora parte gli scherzi, insomma, cioè questo è uno scherzo, cioè, sto parlando ironicamente, però io dico, cosa gli è andata, cioè, gli è andata a far vedere una donna che prima era uomo e... un appuntamento al buio secondo me non ci stava, perché io ho detto qui ecco che gli viene l'infarto, o qualche collasso a Simone. Dopodiché ci hanno chiesto di scegliere appunto Kevin o Roberto. Ovviamente preferivo Roberto, mi stava più, a parte che è bello di fisico, insomma mi piaceva, però hanno scelto Kevin, quindi mi dispiace, però hanno scelto Kevin. Non ci posso fare niente, va bene. E quindi Kevin è un altro concorrente con Mary. Dopodiché è venuto il momento delle gemelle, che quando ho sentito la storia che dovrebbe entrare l'ex di Lidia, io ho detto no, qui ci facciamo delle risatone. Poi purtroppo a quel povero disgraziato l'hanno portato nel garage, quindi non si è potuta vedere la reazione dei due, quindi a me incuriosiva tantissimo vedere la reazione di Lidia, anche la reazione di lui, perché comunque si è tatuato a lei nel braccio, perché gli ha detto ti sei portata via il mio cuore, quindi la situazione mi sembra un po' critica e un po' tra virgolette un pochettino, secondo me, pazzoide. Comunque
Non abbiamo potuto avere la relazione, però io sono sicura, ragazze, che quando questo qui entrerà nella casa del GF e vedrà la sua ex, cioè immaginatevi, io mi portano in una casa il mio ex, cioè io lo prendo, lo schiaffeggio e vattene tu o me ne vado io, cioè due sono le cose, veramente. No, non si può vedere questa situazione. Comunque Lidia e Jessica, che sono due gemelle che dormono con il dito, a quanto ho capito, in bocca quando dormono, però non ognuno si mette il suo, perché giustamente Lidia mette il dito di Jessica e Jessica mette il dito di Lidia. Cioè, abbiamo parlato anche di Alessandro, appunto, che è questo ragazzo che hanno portato purtroppo in un garage, che a me sembra un pochettino una cosa brutta, perché io volevo vedere subito la reazione. Vi giuro che non mi sono addormentata prima per questo. Poi quando hanno detto vabbè, vediamo la prossima settimana che sta nel garage, ho detto ok, ciao. Appunto, questo segreto, in poche parole, del garage lo sa solamente Simone e Rebecca. Simone e Rebecca è la coppia che, secondo me, sono la coppia più azzeccata di tutto il Grande Fratello, però, secondo me, perché mi stanno molto simpatici, perché fanno una coppia veramente molto, molto frivola. Infatti, quando Alessia gli ha detto quel segreto, io stavo, cioè, mi stavo scassando dalle risate da sola, perché cioè, proprio da vedere le proprie facce di come facevano, oddio, abbiamo questo segreto, ok, lo manteniamo, non lo manteniamo, ovviamente lo manterranno, perché sennò gli costerebbe 5.000 euro in meno dal montepremio che hanno fatto vedere, quindi non gli conviene dire tutto. E gli dovranno portare il cibo ad Alessandro, quindi immaginatevi voi se Lidia o Jessica verranno a sapere che questi due portano il cibo a un'altra persona, si incuriosirebbero, e quelli lì, se dicessero la verità, cosa succederebbe? No, io questa non me la voglio perdere per niente. Parliamo invece di altre due coppie, di un'altra coppia, scusate, formata da due persone. No, veramente, ok. Appunto sono Luigi e Peppe. Peppe ha appunto un handicap che lui non definisce handicap perché è sordo, che io non ho capito una cosa, forse sono ignorante io, ma se è sordo, posso capire che lì gli amici guarda il labiale, ma come fa a sentire ad Alessia? Perché non è che ha le labbra lì sparate, non penso ci siano le labbra e quindi legge il labiale, quindi forse ha un auricolare oppure ha la cosa apposita appunto per poter sentire. Questa io non l'ho capita, non, boh. Non lo so. E comunque questi due hanno veramente una forza, secondo me, pazzesca. E poi tra l'altro, come appunto diceva Claudio o Cristiano, non mi ricordo, scusate, ma non è che posso ricordarmi ogni minimo dettaglio. Secondo me, appunto, questi sono l'unica coppia che non si sente sicura di rimorchiare qualcuno, o comunque sicura di se stessa, perché comunque l'essere sicura di se stessi può essere una cosa negativa come una cosa positiva. Altre due ragazze sono state scelte appunto dal pubblico della passerella, una è stata Rossella e una è stata Barbara. Questa coppia io non tanto l'ho capita, perché sono molto diversi, una gli piace vestirsi tanto e comprare e spendere soldi in vestiti, l'altra non lo so, ha un anello, scusate per il gesto, una ha l'anello più costoso. E comunque chissà se ha ragione Alessia Marcuzzi, se gli opposti si attraggono, ma secondo me questi qui non cammineranno molto insieme, ne sono più che sicura, perché non mi ispirano complicità.
Un'altra coppia che si è formata, Igor e Manfredi. Manfredi è di Bari. Io quando ho visto questo qui che parlava barese, mi è venuta subito in mente l'immagine di Savio e Rossella. Ho detto, ma Savio e Rossella non dovevano entrare al Grande Fratello? Poi sono andata a vedere e a quanto ho capito il Jeff non li ha chiamati. Però sarebbero stati belli co bella come coppia, Savio e Rossella. Io non vedevo l'ora appunto che loro entrassero, ma a quanto ho capito non l'ha chiamato il Jeff. Igor appunto è un ragazzo che è stato abbandonato quando era piccolo. Veramente mi ha fatto tantissima pena quando ha detto che sono tornati dal gioco, non lo so da cosa stavano tornando, insieme al suo fratello, andati a mettersi all'interno dei cassonetti perché non c'era sua madre. E questo, secondo me, è la cosa più pessima in assoluto che si può avere nella vita. Io non riesco a capire come certi genitori riescano a fare questa cosa. Cioè, come fai a fare un figlio e ad abbandonarlo? Cioè, come se metti tu tuo figlio e lo uccidi. È l'identica cosa, perché come se tu di tuo figlio non ne vuoi vedere, non ne vuoi sentir parlare, non lo vuoi vedere. Quindi questa è una cosa veramente che mi sparano quando dicono queste cose, quando sento queste cose. È un reato! È un reato, non potete fare queste cose da genitori se siete maturi. Per quanto riguarda questa coppia, a me piace tantissimo perché hanno anche loro una potenza assoluta. Dopodiché, la Federica, quella che è stata appunto, è stata quella che ha pianto perché è uscita subito, non si è potuta fare, non si è potuta godere la prima puntata. L'hanno fatta entrare nel garage con Alessandro, quindi questa cosa che devono dormire in macchina a me sembra un'assurdità. Persone che gli devono portare il cibo, poverini, fanno una settimana, cioè ragazze, ma vanno in casa e devono trovare il pesce, cioè poverini. E poi niente, finita qui la puntata. A me, queste sono state le coppie ovviamente, a me veramente ve l'ho detto, a me è piaciuta tantissimo come prima puntata. Se volete anche un hashtag GF14, commentate con il vostro pensiero su alcune coppie, quello che volete voi. Vi mando un grossissimo bacio, spero che questa nuova puntata vi sia piaciuta. Un bacio e al prossimo video. Ciao!